Il consorzio Bonifica Brenta approva il bilancio 2019 grazie all'avanzo di amministrazione di 300.000 euro. Si prepara ad affrontare la fase emergenziale del 2020 segnata dal coronavirus. Il bilancio sano permetterà di proseguire con le iniziative a sostegno degli utenti e a mettere in campo investimenti. Temo che quest'anno avremo delle ripercussioni dovute al coronavirus. Temo soprattutto quanti non riusciranno a pagare le bollette e soprattutto le spese che ci sono state in più riguardo a garantire la sicurezza dei dipendenti e anche a mettere in sicurezza i siti del Consorzio di Bonifica. Tornando al bilancio 2019, il Consorzio Bonifica Brenta ha eseguito interventi ordinari di manutenzione e di gestione della rete idraulica, mentre sono stati 162 gli interventi straordinari per la realizzazione e la sistemazione di manufatti non più idonei. Inoltre, per il Consorzio sono in arrivo ulteriori finanziamenti per la sistemazione dei danni provocati nel 2018 da Vaia. Ci sono diversi finanziamenti che stanno arrivando, questo è cominciato dall'anno scorso e sono per il primo tranche dell'anno scorso sono stati 6 interventi per un importo di 2.160.000 euro. Stanno arrivando altri finanziamenti riguardo il settimo per 1 milione di euro e lo scolo Lobbia per altri 250.000 euro. Altri interventi previsti a breve sono 940.000 euro sull'opera di presa che abbiamo a Bassano del Grappa e 1.700.000 euro per un canale scolmatore che riguarda Piazzola sul Brenta.